Che figura di merda. Dovevamo vincere i mondiali, che figura, guacca guacca, bandiera, ma che figura di merda. Che poi tutti quanti, colpa di Lippi, Lippi, non è vero, Lippi non ha nessuna colpa, Lippi non sapeva niente. Lippi qualche giorno prima dei mondiali, guardando la TV, bufare, ma facciamo, non era la faccia. Poi mette le urimbi a tutti quanti. Qualche giorno prima dei mondiali, guardando la TV al telegiornale, ha sentito dire: abbiamo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale, Cesare Prandelli. Ha detto: oh, finalmente so che in pensione. Dopo qualche giorno lo richiamano, Marcello, per la sede di portare i tuoi ragazzi in Sudafrica. La miseria, agito, anche perché quante cazzo devi guardare il pallone in Sudafrica. Accetto, accetto. Bene, presentiamo il cuoco della nazionale di calcio. Piacere, Claudio Silvestri, il cuoco della nazionale di calcio. Il mio piatto forte è pane e Nutella. Pane e Nutella. Un cuoco della nazionale di calcio, pane. Già la Nutella, pure se vuoi guardare ping pong. L'unico non mangia la Nutella che ingrassi. Ma poi il cuoco della nazionale di calcio è in parte pane con fritto. No, è tutta un'altra scena. Così, coda a fare i punti della Nutella la moglie, quindi ha detto accetto. E non è vero che non ha chiamato, ha chiamato tutti quanti i campioni. Buffon subito ha accettato, poi ha chiamato Cannavaro, ha accettato, Gattuso quando ha saluto ci stava Nutella subito, poi ha chiamato Del Piero non raggiungibile, sempre dietro agli uccelli, ma qualcuno dirà questa è una battuta vecchia, intanto qual è l'attaccante che si è comprato la Juve? Quagliarella. Quella Aquilani, come dite voi, c'è una coincidenza. Ha chiamato anche Cassano. Pronto, Antonio, sono Marcello Lippi. Ci è? Antonio, sono Lippi. Mo, l'allenatore di pallone. Ci vediamo, andami. Scusa, Antonio, siccome andiamo a fare una gita, agita a me, ma io scusa, c'è che accattare le bomboniere, agita a me. Mo, che vi trova? Cioè, scusa, per convincerlo, siccome ci sta pure la Nutella. A Nutella a me, io già sto tu, ti faccio il buco a Nutella a me, mamma, calma, a queste cose. Poi non dire che non ti chiamiamo mai, hanno chiamato anche Totti. Pronto Francesco, sono Marcello Lippi. Smartphone. Francesco, sono Lippi, ma smartphone. Francesco, Lippi, smartphone. Francesco, a face the sword. Ha chiamato due o tre ragazzini per riempire il pullman e sono partiti per il Sudafrica col pullman, perché purtroppo l'Italia sta in crisi, 8 giorni di viaggio, ogni 2 ore, pane e Nutella, tutto si è ingrassato. Al secondo giorno Lippi ha detto qua non andiamo bene, quando arriviamo in Sudafrica, non per comando ma giusto per dimagrire, una bella partitella a pallone ce la facciamo. Come sono arrivati in Sudafrica, un cazziatore di Lippi, ma un cazziatore. Oh che buffate, non vi porto più da nessuna parte, non vi porto più, che figura mi fate fare, tutti hanno una trombetta, poi manca una trombetta. Gattuso et mister, non ti preoccupare, siccome prima di fare il calciatore frega mister e di magri ci penso io, ha fregato 30 trombette. E sono iniziati per gli altri i mondiali, per noi le partitelle per dimagrire. Mo, la prima partita dell'Italia, dobbiamo essere onesti, l'Italia ha giocato abbastanza bene. Non ha vinto, però. Tranne quel piccolo inconveniente a Buffon che è uscito con mal di schiena, perché tutta la Nutella sotto al pullman l'ha caricata con il Buffon e sciuderne al disco. Vabbè, la seconda e la terza partita, quelle che sono fatte di pomeriggio alle 4:30, l'Italia ha fatto schifo veramente. Un mio amico si era cattato schermo piatto, l'ha repertato e ha detto questa TV non funziona. I calciatori non corrono. Ha detto ma tutti quanti, io solo, no, solo l'italiano, allora funziona. No, non si è capito, hanno fatto entrare pure a Gattuso, Gattuso vai in campo, fai quello che sai fare. Ha rotto due cose, due braccia, e quello sa, ci fa bravo. Perché ha fatto schifo l'Italia? Perché si è giocata alle 4:30, l'ora da pane e Nutella. I calciatori stanno là pensando, merenda. Allora, ho cominciato a girare queste voci contro Lippi, Lippi è così, mondiale, Lippi dice, ma ci sono una vacanza, qua sto anche in pensione, mo ci penso io. Per noi i mondiali iniziano oggi, terza partita, per te i mondiali sono finiti oggi. Chi sta nei mondiali? Ma quali mondiali? Non c'era Cesare Prandelli che mi insegna a Augusto. È andato là in conferenza stampa, davvero uomo, mi prendo tutte le responsabilità. Ne è capito niente che si qua nei mondiali. Mi prendo tutte le responsabilità. Dai, 30 voti.
Ma te sei tutto pure tutto quanti i soldi, dico una volta dopo, no? Comunque dobbiamo essere tranquilli, perché poi, a parte che vinciamo fra 4 anni mondiali, speriamo, ma la cosa bella è che, non lo sanno tutti, io mi sono informato, insomma, al ritorno in aeroporto, dopo la figura di M che ha fatto l'Italia, ha incontrato i francesi, colleghi che ad Afregoraccia e tutto, un bel torneo di bigliattino, ha vinto l'Italia, ma la più contenta di tutti è lei, la moglie di Lippi, che con i punti della Nutella si è fatta una bella bistecchiera e smagli bistecca a faccia nostra. Ah, grazie.